Ragazze, allora, nuovo video per mostrarvi la My Beauty Box di dicembre. Devo dire che questo mese si sono superati perché all'interno della box ho trovato davvero dei bei prodotti di qualità e soprattutto questo mese hanno fatto in modo di creare un vero e proprio kit per la nostra bellezza. Infatti, ci sono sia prodotti per la cura del corpo, per la skincare e di make-up. Quindi, più completa di così non la potevano fare. Sono rimasta contentissima. Ho ricevuto la box ieri la mattina. Infatti, sono super veloci, davvero. Sono rimasta senza parole. Allora, la mattina ho ricevuto l'email che la box era stata spedita e stava a Milano, insomma, da Bartolini. E il pomeriggio mi è arrivata a Salerno, quindi davvero super veloci. Vi arriverà in, come vi ho fatto vedere il mese scorso, in questa confezione di cartone con la striscettina che dovete tirare tramite il Corriere Bartolini. E la box è questa qui, è davvero pienissima di prodotti. Infatti, appena l'ho presa ieri pesava tantissimo. Vi faccio vedere, è davvero straborda tutto. C'è sempre la lettera di benvenuto, molto carina, questo mese con i fiocchi di neve e le campane. Vedete, molto natalizia anche la lettera. E praticamente vi spiega, oddio, mo cade tutto. Vi spiega cosa trovate all'interno della box. Allora, vi spiega insomma i prodotti che hanno scelto per farvi provare insomma questo mese. E insomma, vi descrive i modi d'uso di questi prodotti, eccetera, eccetera, vi dà consigli e poi alla fine, insomma, vi lascia tutti i link delle aziende, dei prodotti, insomma, che avete trovato all'interno della box. Vi leggo un pochettino i prodotti che troviamo all'interno. Allora, per la cura del viso e del corpo, questo mese abbiamo scelto di riproporvi alcuni prodotti Vileda, da voi sempre richiesti ap e apprezzatissimi. Potrete provare la linea Amande, particolarmente adatta alle pelli sensibili, e la linea Rosa Moscheta, delicatamente profumata e ottima per mantenere la pelle idratata durante l'inverno. E questo praticamente è proprio adatto a me, si può dire. Poi, perfetto da utilizzare insieme al detergente cremoso di Vileda. Nella box trovate una spugna a rete profumatissima di Zeka Group per rendere ancora più piacevole il momento del bagno e della doccia. I prodotti di make-up non mancano e vi presentiamo Friezzo, marchio italiano distribuito nelle farmacie, adatto anche alle pelli sensibili e a rischio di allergia. Quindi, come potete vedere, comunque all'interno troviamo sempre prodotti di qualità per assicurare la massima tollerabilità. La linea garantisce su tutti i prodotti il nickel test e il patch test, credo. Scusatemi, vi faccio leggere il patch test, penso. Vi faccio vedere anche le mie unghie rosse glitterose fatte apposta per Natale. E formule idratanti e protettivi, polveri delicate ed impalpabili, qualità e packaging elegante sono i punti di forza di questo brand. Poi abbiamo, potete apprezzare inoltre due prodotti per la cura del corpo di Biosline, azienda italiana che si propone come legame tra l'antica tradizione erboristica e l'innovazione tecnologica. Abbiamo incluso nella box un trattamento anticellulite, uno scrub, validi alleati per contrastare la ritenzione idrica mantenendo la pelle drenata e lievitata. Sono entrambi prodotti naturali, ipoallergenici e non testati sugli animali. Poi vabbè, ci sono tre prodotti di skincare, sono presenti anche dei campioncini della Bio Effect, crema, antietà e siero, prodotti grazie a un'avanzata ricerca biotecnologica del rispetto dell'ambiente contribuiscono al benessere e alla bellezza della pelle stimolando il rinnovamento delle cellule cutanee. Poi vabbè, non proseguo, qui insomma c'è la descrizione di tutti i prodotti insomma che trovate al suo interno, come li dovete utilizzare, eccetera, eccetera.
La stessa cosa è dietro, e alla fine, insomma, vi lascia il link delle aziende. Adoro, insomma, le loro lettere di benvenuto perché spiegano nei dettagli come utilizzare un prodotto. In questo caso non c'era bisogno, insomma, di leggerlo, però alcune volte magari c'è qualche prodotto come la box di novembre che bisogna leggere le istruzioni, tra virgolette, per utilizzare al meglio il prodotto. Allora, non mi voglio perdere in chiacchiere perché voglio mostrarvi cosa ho trovato. Allora, inizio con, beh, c'è un buono sconto di 20 euro sul primo acquisto sul sito www.gioielloitaliano.net. Questo è un buono sconto. Poi c'è il dépliant della Biosline, c'è il plus, che io questa marca qui l'ho vista in farmacia, quindi è davvero ottima. E qui praticamente trovate tutte le informazioni, il catalogo con i prezzi, insomma, dei vari prodotti, eccetera, eccetera. E sempre per farvi vedere, insomma, di questa marca qui cosa mi hanno mandato, faccio vedere subito, ecco qua, mi hanno spedito, mi hanno insomma mandato un 50 ml di prodotto, la crema gel fredda contro la cellulite e snellente ad effetto rapido. Questa qui, scusate, ma vedo che non mette bene a fuoco questa la webcam. È una confezione da 50 ml di prodotto ed è con alghe azzurre della Bretagna, centella, mimosa, orchidea e vitamina C da agrumi. Il modo d'uso è applicare su cosce, fianchi, addome, glutei e braccia con un leggero massaggio, sperando che troverò insomma un po' di beneficio, perché da snellire c'è molto. Ed è questa qui. Poi, sempre della stessa marca, la Cell Plus, ho trovato l'acqua scrub drenante, snellente e levigante con sali marini, alghe azzurre della Bretagna, cioè è la stessa linea della crema praticamente. È 60 grammi, è una monodose da 60 grammi, e questa qui è bisogna utilizzarla, mescolare bene il prodotto, massaggiare una piccola quantità su tutto il corpo e sciacquare con abbondante acqua tiepida. Ci sono anche le modalità d'uso per se la volete applicare nell'idromassaggio o nella sauna. Beato chi ha la sauna, insomma, a casa. E questa è la bustina di quest'acqua scrub da massaggiare sul corpo. E questi sono i due prodotti della linea Cell Plus di Biosline. Che tra l'altro questa confezione qui costerebbe 23 euro, perché costa 23 euro, perché ho visto prima la cosa fredda, crema gel fredda, 23,50 euro. È 250 ml, noi è 50 ml di prodotto, quindi mica poco. Ed è questa qui, come potete vedere, 23,50 euro, quindi mica male. Poi, cos'altro ho trovato? La spugnetta profumata, vedete che carina, sta in questa confezioncina qui. La mia ha il profumo di lavanda, è un odore buonissimo. Poi io le utilizzo molto queste spugnette qui perché servono a eliminare, insomma, la pelle morta che si ha con questo sistema fatto a retina. Ed ha un profumo buonissimo. Ed è questa qui, e al limite la confezione la potete riutilizzare per qualche altra cosa.
Io comunque per ora ho provato soltanto i prodotti di make up, quindi per il resto non so dirvi. Sicuramente quando li proverò vi farò sapere o ve li metterò tra i preferiti, tra i promossi, bocciati, insomma, vi terrò aggiornate su come mi trovo con questi prodotti. Poi i prodotti di make up ve li lascio per ultimi. Cos'altro ho trovato? Per la skin care ci sono due campioncini della crema Bio Effect Daytime e sono due campioncini per la crema di crema viso. Questa qui che sarebbe contro antietà, nutriente ed efficace per uso quotidiano, sviluppata appositamente come complemento al B-Effect Serum, che sarebbe questo qui, che sono delle goccine da applicare sul viso, collo e décolleté, se non sbaglio. Ogni sera dopo la pulizia della pelle applicate le 2-4 gocce sul viso, attorno agli occhi e sul collo. Il décolleté è stato, insomma, no, no. Ed è questo campioncino, questo campione qui. Poi ho trovato all'interno della Vileda, non so sinceramente pronunciare questa marca, abbiate pietà di me. Ed è un latte detergente non profumato. Vi faccio vedere. È un campioncino da 10 ml e sembra, si presenta tipo cremina. Ed è da provare, sinceramente. È un prodotto made in Germany, quindi è tedesco. Poi all'interno trovate anche, insomma, il foglietto illustrativo a cosa, insomma, su come applicare il prodotto, eccetera, eccetera, anche se dietro ve lo dice. Il latte detergente Comfort Amande, non profumato per pelli sensibili, deterge delicatamente e protegge dalla disidratazione, evitare il contorno occhi. E ho trovato questo prodottino qua. Poi, come ultimo prodotto per la cura del corpo, c'è la confezione del bagno cremoso alla rosa moscheta di 200 ml di prodotto, quindi un full size. Vedete quanto è grande. Vi faccio vedere che è molto bella la confezione del bagno schiuma, perché è in vetro, vedete? Molto, molto carina. Io questa marca sinceramente non la conosco, però so che è ottima. Mi sono informata su internet ed è ottima. Vi dico la verità, la profumazione alla rosa a me non piace tanto, però faccio un discorso, insomma, che aiuta la mia pelle secca. Perché la rosa è una profumazione proprio che non sopporto, però la utilizzerò. Si presenta così, è giallo, non so se si può notare. La utilizzerò perché ho letto che fa bene per idratare la pelle d'inverno, quindi io che ne ho bisogno, anche se puzzerò di rosa, la utilizzerò, insomma, per idratare la mia pelle, che sappiamo tutti che ha squame e ha bisogno di essere idratata, ed è questa confezione qui. Tra l'altro mi piace perché è di vetro, bella proprio. Poi, per ultimo, vi ho lasciato per me il pezzo forte, perché io quando li ho visti sono rimasta così, bellissimi. Allora, sono due prodottini di make up della Free Age. Inizio con questa palettina di ombretti cotti, che devo dire, io gli ombretti cotti non li amo particolarmente, non mi piacciono, li trovo molto scomodi da utilizzare e poco pratici, perché comunque fanno perdere tempo, perché sono poco scriventi, quindi devi prendere lo spruzzino, devi bagnare il pennello per evidenziare, insomma, il colore dell'ombretto, mentre questi qui ho fatto questo trucco. Vedete come sono belli, come sono scriventi. L'unico che ho bagnato per renderlo un po' più brillante come colore
il verde. Allora abbiamo un borgogna, un verde, un bianco perlato e un nero con i glitterini. Ha un bellissimo specchio molto, molto grande, ha questo applicatore che ho utilizzato per realizzare questo trucco qui. Ora vi faccio, insomma, lo swatch dei vari ombretti. Faccio vedere che comunque sono abbastanza scriventi anche da asciutti. Questi sono gli ombretti. Come vedete il nero quanto è bello, tutto glitterato. Il borgogna, il verde che io adoro e questo bianco perlato molto bello. Vabbè, una volta svuotati perdono di intensità. Questi sono gli swatch. Però devo dire che sono molto buoni. Infatti si può vedere anche dal trucco, cioè si vede insomma il colore, molti ombretti cotti tendono insomma a essere poco scriventi e a rilasciare solo glitterini. Questo qui invece si nota il colore, devo dire sono rimasta contenta. Ed è una palettina di quattro ombretti della Frizz. E poi ho trovato questo lip gloss che ho sulle labbra, questo color nude bellissimo. Sempre della Frizz, non mi cade, ed è il Lip Lurex della Frizz. Il packaging è fatto in questo modo qui, ed è, non lasciatevi insomma ingannare da questo marrone, perché in realtà è un nude. Ha il classico applicatore a spugnetta ed è, vi ripeto, un nude. Ho fatto anche lo swatch. Questo è il colore, però ovviamente tende ad uniformarsi, insomma, a stendersi e si adatta alla pigmentazione delle vostre labbra. Qui vi può sembrare più un color mattone, però vedete sulle mie labbra è molto chiaro, quindi sembra quasi un nude. E poi cos'altro ho trovato più? Niente, penso di. Penso di avervi fatto vedere tutto. Vi lascio nell'info box vari link della My Beauty Box, la pagina Facebook, il loro sito internet. Al limite vi lascio il link dove vi potete insomma abbonare dal loro sito internet, perché molte di voi mi hanno chiesto come fare ad abbonarsi. E io vi ho detto andate sul loro sito internet e insomma informatevi un po' lì perché penso che ci sta insomma c'è un modo per abbonarvi, quindi vi metterò direttamente il link così non perdete tempo, dato che ho avuto un sacco di richieste nella box scorsa per come fare per abbonarsi eccetera eccetera, vi lascio direttamente il link per abbonarvi sotto dal loro sito internet, la pagina Facebook se volete chiedere informazioni eccetera eccetera. E l'abbonamento ha il costo di 14 euro come la Glossy Box. Io vi sono sincera, me l'hanno mandata gratis anche questo mese qui per recensirvela in qualità di blogger, sia a me che ad altri blogger. Quindi io non ho l'abbonamento con loro, a me me l'hanno inviata. Vi lascio comunque tutti i loro contatti nell'info box se siete interessate. Io vi mando un forte bacio e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao ragazze!